Buonasera a tutti e grazie per l'invito in questa splendida cornice. L'impatto del TTIP sul nostro vivere quotidiano, sulla nostra economia, dagli studi che sono emersi, che sono stati fatti, che sono in circolazione con i dati che sono disponibili, quindi sono studi previsionali, sembrano essere molto positivi. Il TTIP porterebbe un vantaggio in termini occupazionali, in termini di crescita del PIL, maggiormente all'Europa e all'interno dell'Europa maggiormente all'Italia, che ha più una vocazione anche di export verso gli Stati Uniti, che rispetto agli Stati Uniti stessi, che ne avrebbero anche loro un vantaggio in termini occupazionali. TTIP è un brutto acronimo che non si conosce, non si capisce. Quando viene detto per esteso Transatlantic Trade Investment Partnership, complica ancora di più la situazione, però sostanzialmente significa portare più crescita, significherebbe portare più crescita, più occupazione sui due lati dell'oceano. È un argomento molto complicato che viene discusso in questi talks in Europa o negli Stati Uniti. Credo ci sia ancora molta strada da fare per arrivare alla conclusione di un accordo, ma è sicuramente un qualche cosa che potrebbe portare beneficio a un'economia transatlantica, quindi Europa e Stati Uniti, che oggi rappresenta il 50% del PIL mondiale e sicuramente una forza che ancora è quella di una leadership economica e culturale che potrebbe sostanzialmente essere ancora più amplificata e quindi portare benefici al nostro paese nello specifico. Allora accendiamo le micce subito, ma noi siamo una coppia rodata, ci siamo già confrontati in altri dibattiti in Italia. E in realtà se andiamo ai dati, e i dati prodotti dal Parlamento europeo, quindi insomma con un'indagine abbastanza approfondita che doveva preparare l'opinione del Parlamento europeo sul TTIP, specificamente sull'agricoltura, assistiamo che le proiezioni dicono che soprattutto a livello di base l'Europa può sperare al massimo di esportare il 60% in più, che è tanto, però poi vedremo con quali caratteristiche, e riceverebbe in contrario, diciamo, in cambio un aumento del 120% in più delle importazioni di prodotti agroalimentari di base dagli Stati Uniti. Questo pettina, in realtà questo è il sistema, diciamo, il ragionamento che io voglio condividere con voi, molti dei quali poi siete anche produttori o comunque persone informate dei fatti. Pettina una riorganizzazione anche del sistema agroalimentare italiano, che fa sì che dietro anche al patinato made in Italy agroalimentare la materia prima sia a volte importata. Questo è stato, diciamo, un trucchetto applicato nei disciplinari negli anni. Perché? Perché la competizione è diventata sempre più feroce. Nel momento in cui ci si confronta in uno scenario globale con, parlando degli Stati Uniti ad esempio, il costo dell'energia molto più basso e anche un costo del lavoro, insomma, molto più vantaggioso del nostro sul campo, ma anche di un'organizzazione della produzione e dimensioni d'azienda diverse. Voi pensate che le aziende esportatrici europee stando ai dati americane, stando ai dati del Ministero dell'Agricoltura, sono circa 2 milioni e 5, quindi sono fortemente organizzate. Noi siamo quanti in Europa? Variate decine di milioni di aziende con una superficie utile molto piccola, molto frammentata, che hanno nella, diciamo, come massima aspirazione l'esportazione all'interno dello spazio europeo. Questo sia per caratteristiche dei prodotti, ma anche proprio per la struttura di mercato. È chiaro che, diciamo, un flusso così forte di importazioni pettina quella modalità di organizzare il mercato e soprattutto potrebbe veramente cambiare le prospettive di medio periodo di sopravvivenza di molte aziende che, scherzavamo prima con purtroppo un po' amaramente con l'onorevole Begin, io penso che se i produttori di latte europei veramente da questo mercato così versato alle esportazioni, sempre più orientato verso quel tipo di dimensione, ne avessero avuto un gran vantaggio, probabilmente non stavano con i trattori intorno al Parlamento e alla Commissione europea, ma stavano in pantofole a casa loro sereni, felici del gran benessere che gli aveva garantito questo orientamento del mercato. È chiaro che questo non è chiaro che secondo me anche in Italia le posizioni portate avanti dalla Commissione, dagli italiani, insomma, che ci parlano, sono quelle che riflettono gli interessi dei grandi esportatori. Ci sono un paio di casi interessanti su questo da raccontare, grandi consorzi che appunto sono molto forti a livello di Bruxelles.
e non fanno gli interessi della base produttiva, della qualità spesso, della capacità anche tipica della nostra produzione di base, soprattutto nel settore agroalimentare. Quindi se io fossi Trolla sarei sereno rispetto al trattato, essendo di Sisso in Italia, insomma, dormo un po' più preoccupato. Bene, grazie a Slow Food per aver organizzato questo evento, in quanto effettivamente di TTIP si parla troppo poco, soprattutto in Italia si parla troppo poco, se non grazie agli enormi sforzi che vengono fatti dal comitato Stop TTIP, che ha effettivamente una risonanza a livello europeo molto più forte, ma anche in Italia sono veramente bravissimi, ma in realtà se ne parla poco perché non è questa la volontà in questo momento di confrontarsi. Questa è un'ottima occasione. Io in realtà la domanda era un po' più specifica sull'impatto del cibo e non sugli aspetti economici, però mi sento di tornare un attimino su quello che è stato definito un impatto economico molto positivo, perché ho sentito appunto parlare di più di un incremento del PIL e un incremento dei posti di lavoro, e su questo in realtà i dati ufficiali, non quelli che diciamo noi, non dicono proprio queste cose. Allora, diciamo innanzitutto che il TTIP è un trattato in corso di negoziazione tra la Commissione europea, con cui i negoziatori capitanati da Minasso e Bersero, e gli Stati Uniti, quindi è in corso di negoziazione. Non conosciamo nemmeno noi, che siamo degli addetti ai lavori, tutti i dettagli dei cosiddetti testi consolidati, di che cosa, di quali sono i punti a cui si è già arrivati. Però quello che sappiamo è che per esempio l'industria agroalimentare europea pesa sul totale degli scambi tra Stati Uniti e Europa solo per il 5%, quindi molto meno rispetto a quelli che sono altri settori considerati strategici per l'Europa e che quindi potrebbero casomai essere sacrificati rispetto agli interessi offensivi con tutto il danno che ne potrebbe conseguire invece per le nostre aziende. Da un punto di vista procedurale, quando la Commissione fa questo tipo di negoziati deve necessariamente richiedere degli studi di impatto, e quindi gli studi di impatto vengono poi fatti da organismi teoricamente indipendenti, di fatto non molto, visto che sono sempre gli stessi poi gli organismi normalmente interpellati, però prendiamo per buoni questi studi di impatto che la Commissione ci porta. Ecco, allora io vorrei segnalare che da un punto di vista economico ciò che viene segnalato appunto da questi studi di impatto, quello del CEPS e del CEPR, è un aumento del PIL in 10 anni dello 0,5%, cioè uno 0,05 annuale, che se non altro forse potrebbe essere considerato un errore statistico visto la sua esiguità. In termini pratici, l'incremento per famiglia, per nucleo familiare di ricchezza è stimato nello scenario più ambizioso, cioè se si dovessero verificare tutte le condizioni ottimali e tutto andasse esattamente come vuole la Commissione, in 532 euro a famiglia all'anno, 532 euro a famiglia, non in soldi e monete erogati in qualche busta paga, magari con qualche sistema truffaldino, ma semplicemente da una diversa allocazione delle risorse. Da un punto di vista occupazionale, in realtà quello che dice lo studio è che avremo una perdita di posti di lavoro immediata in Europa di 1.300.000 unità, quindi che verranno perse per far spazio ad un'eventuale riallocazione di queste figure professionali perse, non meglio specificate, non meglio identificate. Quindi questi sono i dati su cui noi in questo momento ci stiamo basando. Invece, se dobbiamo andare a vedere da un punto di vista proprio numerico che cosa succede, io quello che dico, ci sono altri studi, forse non meno considerati, ma per esempio lo studio della Tufts University piuttosto che della Bertelsmann Foundation, che ci dicono invece che quello che perderemo potrebbe essere un 30-40% di commercio intracomunitario a favore appunto di questo 60% di esportazioni in più verso gli Stati Uniti e un 120% di importazioni in più verso l'Europa.
Ecco, questo 120% in più andrà proprio a riempire questo vuoto che si creerà tra, per esempio, il commercio tra Italia e Germania, Italia e Danimarca, per intenderci, quello che noi consideriamo consumo interno. Ora, io mi sono fatta una domanda prima di venire a CIS, anche solo ed esclusivamente per il settore lattiero caseario, che in questa bellissima manifestazione viene rappresentato, e ho scoperto un dato abbastanza interessante, ossia l'export totale italiano verso il mondo è di 337.000 tonnellate di prodotti lattiero-caseari, di cui il 75% però è verso l'Unione Europea e solo l'8,4% del nostro export è verso gli Stati Uniti. Quindi quello che noi già sappiamo oggi è che, con gli studi che sono ufficiali, che sono presentati come una giustificazione della bontà di questo trattato, è che noi perderemo le 247.000 tonnellate che già stiamo esportando come italiani verso l'Europa a favore di un 120% in più dei prodotti americani. Anche qui va sfatato un mito, perché gli Stati Uniti sono esportatori netti di prodotti lattiero-caseari, cioè a fronte di 148.000 tonnellate di formaggio che comprano, ne esportano 318.000. Quindi in realtà anche loro hanno tutto l'interesse ad esportare prodotti lattiero-caseari. Magari non in Italia, dove abbiamo una cultura, o in Francia, dove la cultura del formaggio forse ha delle nicchie di consumatori più informati e più attenti, ma sicuramente nel resto d'Europa sì. Un altro dato che vorrei citarvi, magari lo facciamo più avanti, è che... parliamo dopo, perché insomma, mi sembra che abbia già detto tanto. Ci sono tanti altri dati da snocciolare su cui in effetti noi abbiamo tante preoccupazioni. La preoccupazione più grande è che vengono propagandati, perché purtroppo non possiamo dire diversamente, come dati positivi, dei dati che in realtà sono negativi. Vorrei magari approfondire ancora un attimo la prima domanda, ovvero vi ricordo, anche perché è arrivato in una fase successiva dell'inizio della conferenza, che stiamo parlando del trattato transatlantico tra Europa e Stati Uniti, quindi un trattato per il libero commercio, che tocca tra i vari argomenti anche l'agricoltura e il cibo, quindi questo è uno dei capitoli di cui si sta occupando la Commissione con i negoziatori statunitensi. Adesso si sono incontrati per adesso 10 volte a partire da giugno 2013, continuano gli incontri, non si sa ancora come andrà a finire, però visto appunto si è parlato soprattutto di crescita dell'economia, piuttosto non crescita dell'economia, dell'impatto sul lavoro, import, export, poi appunto si è arrivato a parlare anche dei novel foods, quindi di quello che si sta discutendo tra l'altro adesso al Parlamento Europeo e alla Commissione su questi nuovi cibi, se si vuole, però appunto per il consumatore, per il cittadino, come li abbiamo qua davanti a noi, cosa vuol dire, cosa potrebbe vuol dire? Potrebbe dire questo trattato, nel senso, per esempio, noi abbiamo parlato di Slow Food, abbiamo parlato con il gabinetto del commissario all'agricoltura Phil Hogan, gli abbiamo detto, ma voi come potete assicurarci che con il trattato transatlantico non metterete di nuovo in questione le regole attuali su OGM in Europa? O come vi assicurerete che si manterranno gli stessi standard di benessere animale in Europa rispetto agli Stati Uniti? O come in ogni caso ci assicurate che non si faccia una corsa verso un abbassamento degli standard, ma come alcuni dicono si vada verso degli standard più alti per tutti? La risposta è stata, ci sono delle linee rosse che non sorpassiamo e quelle sono, ma a nostro avviso non è stata una risposta molto convincente. Quindi di nuovo vorrei chiedervi, se appunto dovesse passare questo trattato, anche in termini di trasparenza per il consumatore, cosa si trova in etichetta, cosa ci troviamo al mercato, quale potrebbe essere l'impatto? Benissimo sapere qual è l'impatto sul sistema agricolo, però per il cittadino che appunto fa le sue scelte bocca per un certo sistema alimentare tutti i giorni, quali potrebbero essere le conseguenze? Ripartiamo dall'inizio del tavolo. Grazie. Io credo che questa trattativa che è in corso sia una trattativa in un certo senso a rialzo, sia un trattato, una discussione che punti a un miglior benessere per la nostra società, per i nostri consumatori, per l'economia in generale. Non penso che ci siano delle persone così folli che stiano trattando a ribasso in ogni settore, naturalmente in quello dell'agricoltura
che è la cosa che magari ci può toccare di più anche quest'oggi, così, perché hanno del sadomasochismo. Innanzitutto ricordiamo che viviamo in paesi, Europa o Stati Uniti, che sono paesi considerati al top per questo tipo di sicurezza alimentare, per controlli, per standard qualitativi, per standard fitosanitari. Anzi, spesso e volentieri negli Stati Uniti, in alcuni specifici campi e settori, ci sono degli standard di sicurezza esagerati o forse addirittura troppo elevati, che magari questo trattato potrebbe contribuire ad armonizzare. Quindi partiamo dal presupposto che stiamo discutendo di un qualche cosa che dovrebbe portare del beneficio, quantomeno queste sono, credo, spero, immagino, le intenzioni dei negoziatori, alle nostre economie e al nostro benessere, se vogliamo estenderlo anche a questo campo. Ricordo che di trattati di questo tipo ce ne sono tra Europa e altri paesi nel mondo, tra Stati Uniti e altri paesi nel mondo, ce ne sono tantissimi, e che studi indicano che quando viene firmato un accordo di libero scambio tra due paesi, questo produce effetti tangibili sulla crescita dell'occupazione, delle esportazioni del paese che firma l'accordo, e questo va sempre in una direzione di maggiore positività e miglioramento delle condizioni di partenza. Non posso immaginare che sia diverso anche qua. Ricordo anche che tra Europa e Stati Uniti i dazi sono abbastanza bassi, più che altro si tratta di un'armonizzazione degli standard, quindi non abbiamo di che temere. In più anche tutte le recenti dichiarazioni, anche meno recenti, dei negoziatori che si sono succeduti o dei commissari europei sono per una certezza, come diceva la nostra moderatrice, che non si supera una linea rossa quando sono in gioco la salute e la tutela dei consumatori e dei cittadini. Questo mi sembra una garanzia sufficiente. In America, che è considerata giustamente la patria dello slow food, di alcuni tipi di pratiche non proprio da noi considerate salutari e genuine, ecco, c'è un movimento sempre crescente di attenzione ai prodotti naturali, al prodotto biologico, agli anti-GMO. C'è anche una recente normativa sulle etichette che comunque sia certifica un incremento di almeno il 30% nella vendita di questi prodotti che sono GMO free. Quindi credo che anche in America ci sia una sensibilità, grazie anche all'export italiano, grazie anche, se volete, possiamo contestualizzare anche grazie all'Expo, che sta portando avanti un dibattito in questa direzione molto approfondito e che serve molto. Comunque anche negli Stati Uniti si sta avanzando una percezione tangibile di questi benefici, e quindi un'attenzione maggiore che viene più verso gli standard europei. Però, e conclude, lascio la parola a Monica, credo che si vada verso un innalzamento ulteriore degli standard e mai verso un abbassamento degli standard sanitari, qualitativi, di quello che oggi è considerato status quo. Ci dobbiamo mettere un po' più lontani, altrimenti facciamo sempre altare e contraltare. Beh, in realtà, il trattato funziona così, come avete un po' capito. Viene negoziato appunto in perfetta riservatezza, più o meno, insomma, c'è pure qualcuno responsabile che ogni tanto sfila qualcuno di questi documenti e li fa girare. Infatti la Commissione europea, che qualche mese fa aveva lanciato un'operazione trasparenza dicendo vi convinceremo che vi vogliamo far capire tutto, ha fatto dire a Juncker, cioè al Presidente della Commissione, qualche giorno fa: guardate che dalla Germania sono usciti troppi documenti, l'operazione di trasparenza è finita, adesso dobbiamo fare le cose serie perché si entra nel vivo del negoziato, e quindi bisogna tornare a testi molto, a vederceli un po', come dire, con attenzione. Però andiamo nel merito, cosa cambia per i consumatori? Beh, innanzitutto in questi testi, almeno nelle bozze delle proposte europee, qualche, diciamo, cosetta che abbiamo visto anche dai nostri colleghi degli Stati Uniti, al primo capitolo, al primo punto, come poi anche nei testi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è appunto l'organismo multilaterale dove tanti paesi, circa più di 150, insomma, negoziano queste stesse cose, al primo capitolo c'è scritto che questo trattato serve ad accelerare il commercio.
nel capitolo che si occupa proprio di misure sanitarie e fitosanitarie, cioè quelle che assicurano la bontà del nostro cibo, che cosa si dice a un certo punto? Il trattato, i negoziatori debbono, e successivamente nella fase di implementazione del trattato ci si deve assicurare che qualsiasi norma sanitaria e fitosanitaria non costituisca un ingiustificato ostacolo al commercio. E chi lo decide che è ingiustificato? Questo è il punto. Vi faccio un po' di casistica che insomma, con una platea informata, però magari per chi non le sa le ricordiamo. Noi, Europa, abbiamo pagato come una banca per tanti e tanti anni centinaia di migliaia di euro di compensazioni commerciali agli Stati Uniti perché ci siamo rifiutati di importare la carne agli ormoni. Perché? Non perché loro sono pericolosi e cattivi, ma perché funzioniamo in un modo diverso. Cioè, l'Agenzia per la Sicurezza Alimentare degli Stati Uniti d'America è tutto un organismo federale che deve mettere insieme un punto mediano già tra stati che fanno funzionare questa cosa in modo molto diverso. Ci sono alcuni, a me la California piace tantissimo, ci sono delle regole californiane che io sinceramente vedrei con gran favore applicate rapidamente in Europa, non penso che ce la faremo facile, però ci sono dei paesi, penso il Texas, petroliferi, cioè, che hanno delle normative insomma che un po' spiritose. Però, e quindi l'agenzia deve fare il punto mediano e fa dei controlli a campione molto seri, fa ogni anno e fa un bellissimo report su questo, però a voi che siete appunto produttori, fa dei controlli a campione, cioè mentre il nostro sistema è, come dire, burocratico, fastidioso, eccetera, però controlla dal campo alla forchetta tutti i passaggi. In Italia peraltro c'ha più di 100 controlli, noi siamo proprio quelli più velosi di tutti, però ci piace pure un po' così, e infatti quando l'Europa è arrivata a dirci dovete semplificare, noi abbiamo pure detto anche fatevi un po' fatti vostri, e infatti stiamo litigando, no, su tante cose, per esempio sui pesticidi, sulla frutta, su tutta una serie di cose. Beh, chi lo decide non è dato di saperlo, perché in realtà sempre il famoso capitolo dice che verrà creato un organismo transatlantico di armonizzazione dei regolamenti, del meccanismo di regolazione. Manca l'allegato tecnico, che neanche voi potete vedere, che ci dice come verrà costituito, però diciamo sempre in questo modo un po' italiano, no? Di sapere le cose così. Questo meccanismo verrà stabilito a livello di Commissione Europea e a livello di Ministero, senza che però diciamo, il coinvolgimento degli attori, cioè delle parti interessate, sia veramente formalizzato, cioè caso per caso sembra che si vogliano convocare i cosiddetti stakeholders, cioè portatori di interesse, ma senza uno schema preciso. Non è che dice ci vuole un contadino, come quando uno fa il suo, dice ci vuole dell'aglio, poi il basilico, e la cipolla e i pomodori. No, cioè, non è dato di capire se questo meccanismo sia un meccanismo veramente solido, con il quale peraltro uno, la normativa, i normatori nazionali possano avere un dialogo di quale tipo, perché al momento la Commissione sta avocando una capacità regolatoria che però nessuno gli ha dato, perché nei trattati europei noi ci siamo tenuti questo livello di regole, quindi stanno negoziando una roba che non ha nella loro disponibilità, e questo pure è interessante per come funziona. E poi c'è un altro pezzetto, che è quello della trasparenza, cioè di come questo meccanismo poi andrà a pubblicare. Perché in realtà quello che si sta diciamo, configurando in questo momento è che questo organismo ogni anno fa una lista delle regole che fanno problema al commercio. In una di quelle analisi di valutazione di impatto di cui parlava prima l'onorevole Bellin, questo istituto di ricerca suggeriva alla Commissione che tra i problemi più seri che abbiamo nel commercio tra noi e gli Stati Uniti, che è già abbastanza ampio, insomma, ha dei problemi per esempio sulle rispezioni alle dogane, ma che potrebbero essere già risolti all'Organizzazione Mondiale del Commercio, ufficio facilitazione al commercio, che diciamo sì, vive di un negoziato politico, ma vive pure di un negoziato tecnico. Infatti il Ministero della sanità italiana, Lorenzini, non è che brilli di solito con particolare iniziativa, però ha spicciato il problema dei salumi che era appeso da tanto tempo. Infatti alcuni problemi che avevamo nell'esportazione dei salumi italiani negli Stati Uniti adesso non ce li abbiamo più, perché abbiamo fatto questo dialogo regolatorio. Beh, poi la Commissione
Commissione dice che alcuni dei problemi che noi abbiamo è perché abbiamo le etichette complicate, troppo parlanti, perché appunto chiediamo questa tracciabilità della filiera, che lì purtroppo non è, per come è organizzato il mercato, non perché c'è qualcosa, perché ormai è fatto in tal modo che non è risalibile, non è verificabile fino al livello in cui noi insomma vorremmo. Poi ci sono dei livelli, per esempio, di differenza a livello di vivacità dei prodotti, per come si è costruita la produzione di cibo negli Stati Uniti, grandi distanze, lunghi percorsi, anche zonizzazioni forti, sono cibi pressoché morti, cioè devono essere molto stabili. Io la dico semplice, però insomma i tecnici più raffinati vedo che agiscono, quindi sappiamo che sono cibi stabili, morti. Noi invece abbiamo un sacco di vivacità che fanno parte appunto di quella cultura, di quella capacità nutritiva e nutrizionale che è la forza dei nostri prodotti e che però fa problema nell'ingresso in quei mercati. Allora, o noi rinunciamo a gran parte di queste cose, perché queste non possono essere risolte, cioè o noi cambiamo proprio il modo di produrre e se cominciamo per esempio in questi casi a stabilizzare alcune cose, oppure non possiamo, oppure ragioniamo su come avere un commercio migliore tra noi e gli Stati Uniti, ma secondo me non è lo strumento migliore, soprattutto nell'agroalimentare, non è un trattato transatlantico che appunto vede l'agroalimentare come merce di scambio in mezzo all'energia, alle macchine, alle scarpe, alle giacche, perché il cibo è un'altra cosa, non è una scarpa, non è un barile di petrolio, non è un tubo innocente, ma è una cosa talmente essenziale per la vita, fondamentale nella nostra struttura culturale e produttiva, che a mio avviso necessiterebbe uno spazio intelligente, dedicato, aperto, negoziato, dialogante, dove i nostri colleghi degli Stati Uniti che fanno le cose più innovative, insomma, che fanno per esempio biologico, eccetera, ci pregano di tenere duro, per esempio, proprio perché in quel dialogo che abbiamo avuto in questi anni il miglioramento reciproco c'è stato. E reciproco intendo, perché loro per esempio hanno delle cose molto interessanti come community gardening, come lavoro per esempio con i migranti nell'agricoltura come tema di migrazione, insomma una serie di cose molto molto interessanti che magari insomma, avremo modo di parlare in altre cose, in altri momenti, che però debbono essere discusse senza avere sulla testa il peso del quanto ci vendo, quanto ci guadagno su tutti gli altri tavolini, perché in quel caso secondo me l'agricoltura come in altre situazioni potrebbe fare proprio la fine del tavolo con la gamba un po' zuffata. Allora, cercherò di dare un ulteriore contributo al già ottimo intervento di Monica De Sisto sull'argomento. Che cosa ci potremmo trovare noi nel piatto, detto non metaforicamente, proprio da un punto di vista degli alimenti? Io non sono molto d'accordo su queste previsioni di corsa al rialzo degli standard, nel senso che quello che io temo e che temono molti dei miei colleghi è che in realtà il TTIP sia proprio una grande corsa al ribasso degli standard. Tant'è vero che quando siamo accusati di anti-americanismo, io rifiuto assolutamente questo tipo di etichetta, perché qui non è in gioco una lotta tra Stati Uniti o Unione Europea, nel senso che non è una battaglia per chi conquista qualche posizione di mercato o chi no, come giustamente ha suggerito prima Crolla, perché giustamente si negozia tutti per avere qualche cosa, poi bisogna vedere chi è disposto a cedere una cosa a fronte di qualche cos'altro. Ma in realtà chi ha molto interesse a una deregolamentazione trasversale sia in Europa sia negli Stati Uniti è un certo tipo di industria, che di sicuro non è l'industria tipica italiana, fatta di prevalentemente piccole e medie aziende e, per esempio nel caso dell'agricoltura, di piccoli agricoltori. Questi sicuramente non avranno nessun interesse a un certo tipo di deregolamentazione, cosa che invece è assolutamente auspicata da altri. Perché deregolamentazione piuttosto che rialzo? Perché in realtà noi abbiamo due principi così diversi
rispetto alla possibilità di mettere prodotti sul mercato, che l'armonizzazione effettivamente può dare o in un senso o nell'altro, non esiste la possibilità di mantenerli entrambi. Noi nella nostra risoluzione come Parlamento europeo abbiamo chiesto che non fosse toccato il cosiddetto principio di precauzione, che è la cosa che in qualche misura ci differenzia molto dagli standard statunitensi. Ossia, che cos'è il principio di precauzione? Lo conoscerete tutti, ma vale la pena comunque ricordarlo. È il principio in base al quale non può essere messo sul mercato un prodotto senza aver dimostrato con dei protocolli scientifici, con diciamo un certo peso, che il prodotto, i componenti, il processo produttivo per arrivare alla sua realizzazione non portano danni alla salute e all'ambiente. Ora, parlando appunto di standard alimentari, siccome abbiamo sentito, almeno io ho sentito con le mie orecchie parlare di standard così elevati, di regole così stringenti negli Stati Uniti, io vorrei ricordare i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice che per esempio dal punto di vista della sicurezza alimentare noi abbiamo avuto 90 casi di decessi per intossicazione alimentare in Europa contro i 3.000 degli Stati Uniti, proprio per la differenza di approccio che abbiamo nell'essere attenti, nel richiedere i 100 controlli di cui parlava Monica rispetto a quelli degli Stati Uniti. Quindi sulla sicurezza alimentare forse qualcosina da insegnare noi ce l'abbiamo. Ricordo anche soltanto che siamo 520 milioni rispetto ai 300 milioni degli Stati Uniti, quindi in termini percentuali noi veramente abbiamo un'incidenza molto molto bassa dei decessi per intossicazione alimentare rispetto a quelli che ci sono negli Stati Uniti. Quindi il rischio di ritrovare nelle nostre tavole prodotti che non hanno gli stessi accorgimenti rispetto a quelli che abbiamo noi e addirittura, e questo è il rischio più grosso, quello che certa industria alimentare anche in Europa si senta autorizzata ad utilizzare dei sistemi differenti, riportando verso il basso gli standard, secondo me è tutt'altro che lontano. E siccome non è soltanto una teoria quella che io dico o che porto avanti, abbiamo anche delle prove rispetto a quelle che sono in questo momento le normative che noi già stiamo abrogando, piuttosto che su cui non ci stiamo più pronunciando per preparare il terreno a questa deregolamentazione. Ricordo che in Europa è stata ritirata dalla Commissione europea la normativa riguardo gli interferenti endocrini, e questa è una cosa su cui ci stiamo battendo moltissimo. Ricordiamo il fatto che non è più necessario, per esempio parlando di etichette parlanti, indicare lo stabilimento di produzione, e ricordiamo che è stato sdoganato l'utilizzo dell'acido lattico, cioè tutta una serie di passaggi verso uno stato molto più deregolamentato piuttosto che iperregolamentato, che di sicuro per il consumatore non può essere una garanzia di miglioramento di nessun tipo. Il discorso sugli OGM, io vorrei chiedere a voi se sapete quanta agricoltura OGM esiste negli Stati Uniti, e vi chiederei di darmi una cifra, perché nemmeno io ci credevo. Secondo voi quanti? L'86%. Ora, poiché l'86% dell'agricoltura statunitense è OGM, pensare che nel trattato transatlantico esista un capitolo agricolo senza gli OGM è una contraddizione in termini, cioè vi dovrebbero spiegare come sia possibile. Lo stesso vale per il capitolo cosmetico, lo stesso vale per il capitolo chimico, per quello farmaceutico. Cioè la possibilità di armonizzare due sistemi così diversi senza andare a toccare la salute, cioè un certo tipo di tutela dei consumatori, francamente, meccanicamente è impossibile. E alla domanda che io faccio quotidianamente ai funzionari, ai negoziatori, di spiegarmi quali sono le modalità di armonizzazione, visto che io provengo dal settore comunque aziendale e so per certo che il mercato di sbocco delle nostre aziende europee è molto spesso negli Stati Uniti o in Sud America, per esempio per il settore farmaceutico, laddove è molto più facile commercializzare prodotti che altrimenti in Europa non si potrebbero commercializzare, stanti dei protocolli molto più severi, la risposta è semplicemente si può fare, ma il meccanismo non ci viene giustamente spiegato. Quindi diciamo che i rischi ci sono e sono notevoli, non soltanto per quel che riguarda la tavola, ma in generale per tutta la tutela del consumatore. A volte questo potrebbe essere fatto passare da certo tipo di politica, io purtroppo rappresento un'istituzione politica, come
uno scotto da pagare per un miglioramento di condizioni economiche, ahimè il trattato dimostra anche che non ci sono miglioramenti economici. E anche qui, per ritornare ai trattati che sempre hanno dimostrato, soprattutto i trattati di libero scambio che vanno per la maggiore ultimamente, grandi miglioramenti di vita, io ricordo il NAFTA, soltanto uno tra tutti, che diceva le stesse cose che dice il TTIP: un milione di posti di lavoro in più, una crescita del PIL, è stato l'origine della crisi americana, si sono bruciate 2 milioni di aziende agricole nel Messico, che chiaramente era lo stato più svantaggiato. Il NAFTA è un grosso mercato di libero scambio che è stato creato per forza di questo trattato nel 93, mi sembra 94, Messico, Canada e Stati Uniti, 600.000 posti di lavoro in meno, la crisi che ha dato origine anche a tutte le crisi successive, compresa la nostra, sono anche state conseguenti a quelle. E se poi tutti i trattati di libero scambio portassero così grande beneficio, ahimè, io mi chiederei, ma abbiamo ancora quasi il 50% di disoccupazione giovanile in paesi come l'Italia e la Spagna, però questo è un altro discorso.